Ciao a tutti, eccoci qui con un nuovo video, un make-up tutorial per Capodanno. Ho realizzato questo make-up completamente con gli ombretti di questa palette, la Shade Living The Balm. Questi sono gli ombretti, all'interno ci sono 9 colori. È un make-up veramente stra semplice da realizzare, fattibile da chiunque, ci si mette pochissimo tempo, ma a me piace veramente veramente tanto. È proprio bello, rende lo sguardo luminoso. Quindi io vi lascio al make-up tutorial, mi raccomando, tanti pollici in su, li voglio vedere. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio! Vado adesso a prelevare il colore Lasty Lee e lo applico su tutta la palpebra mobile. Con un pennellino un po' più piccolo vado a prelevare questo colore e lo applico partendo dall'esterno a salire, seguendo la linea dell'osso e portando il colore verso l'alto. Con un pennellino un po' più piccolo vado a prelevare questo nero con i brillantini e lo applico nella parte più esterna dell'occhio, seguendo l'osso e rimanendo veramente sotto l'osso proprio e portando il colore verso l'alto. Prendo un pennello da sfumatura un po' più grande e sfumo bene il colore. Prelevo poi questo colore un po' più chiaro e lo vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare e sfumo con le dita. Vado ad applicare subito l'eyeliner, questo perché avendo il nastro adesivo potremo seguire la sua linea e non sbagliare. Controllo che la linea sia in posizione con l'altro occhio. Applico una matita nera nella lima interna, come sapete bene ormai io preferisco utilizzare l'ombretto perché sul mio occhio regge di più. Ne mettiamo anche un pochino sotto. Ma non arriviamo fino al condotto lacrimale, ci fermiamo leggermente prima. E andiamo a prelevare nuovamente un pochino dell'ombretto più chiaro, battiamo l'eccesso e andiamo a posizionarlo a questo modo. Quindi utilizziamo un mascara, io uso questo mascara di Avril. Utilizzo questa crema colorata sul viso dei macchiaioli, io ho un campioncino. E per finire, aiutandomi con le dita, vado a prelevare un pochino del color rosa di questa palette e lo uso come blush. Prelevo invece un pochino del colore bianco e lo uso come illuminante. Spero che questo make-up vi sia piaciuto, come avete potuto vedere nel video è veramente realizzabile da chiunque, fattibilissimo, semplicissimo e velocissimo come piacciono a me. Mi raccomando, spolliciate, pollice in su, fatemi sapere se vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto, perché ogni tanto lo vedo qualche pollice in giù, scrivetemi nei commenti cosa non vi è piaciuto, perché a me serve tantissimo sapere cosa non vi piace, cosa non va, perché è utile, è veramente utile. Quindi pollice in su, ditemi cosa vi è piaciuto, pollice in giù, ditemi cosa non vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, vi lascio nell'info box tutti i link a tutti i miei social, così potete seguirmi ovunque, in ogni dove, e io vi auguro un buon Capodanno a tutti. Un bacio!